Ed eccoci finalmente a bordo della nuova Defender per una piccola prova. Intanto Fabrizio del Land Rover Experience ci spiega un pochino come è allestita questa vettura. Allora, salve a tutti, questa è la nuova Defender. In questa motorizzazione abbiamo un 2000 Ingenium 4 cilindri, 240 cavalli, 430 Nm di coppia, cambio ZF 8 marce, con gamma ridotta, sospensioni pneumatiche, Ferrari Response 2, sistema TPC, diciamo che è ben accessoriato. Il nuovo sistema PV Pro di infotainment, con sistema di telecamere sia di parcheggio che di utilità in fuoristrada. Le telecamere sotto gli specchietti ci inquadrano le ruote e la frontale ci inquadra gli oggetti. Poi vedremo come usarle, diciamo. Esattamente. Così. Al meglio specchietto clear sight per vedere anche con la vettura completamente carica, perché sulle pinne posteriori possono delle camere esternamente. Schermo da 12 pollici con gli strumenti, diciamo, di guida, quindi contagiri, il sistema centrale di informazione che riporta molte informazioni anche del terreno response e di navigazione. Siamo pronti. Bene, tra l'altro ci ha raggiunto anche Massimiliano Berta, che è un super esperto di Land Rover e in particolare di Discovery 3, Discovery 4, Range Rover Sport, e da cominciamo anche con l'L322. Tutte vetture con cui questa nuova Defender è strettamente imparentata, sì, diciamo. Sì, sì. Sì, esattamente, questa è diciamo cugina stretta di nuova Discovery e Range Rover Sport, perché utilizza una piattaforma chiamata DX7 ed è una piattaforma D7 fortemente modificata e rinforzata. Diciamo che sono cugine ma condividono pochi particolari meccanici, perché sono stati tutti riprogettati per un utilizzo molto più pesante. Sappiamo che la rigidità torsionale è aumentata moltissimo. Enormemente, la più rigida è il Land Rover mai prodotto, più rigido mai prodotto. Anche altre componenti come i Silent Block sono tutti sovradimensionati rispetto a Discovery, proprio per l'utilizzo in fuoristrada. Esattamente. Bene, quindi la più fuoristradistica delle Land Rover in produzione. Assolutamente sì. Proviamo. Con tutto il DNA di 70 anni di fuoristrada, ovviamente. Che non vediamo se l'hanno mantenuto. Questo certo. Retro. Perfetto. Il cambio in neutral, perfetto. Inseriamo la gamma bassa, quindi le marce ridotte. Dopodiché azioniamo il terrain response, che adesso appare qui, e con questa manopola selezioniamo l'arrampicata su roccia. Abbiamo un percorso terreno. Un po' roccioso. Qui vediamo che la vettura comincerà ad alzarsi in automatico. La sospensione è passata alla massima altezza, che aumenta di circa 14 cm. Dalla posizione di comfort, la posizione standard. Questo è il livello massimo raggiunto. Livello massimo che ovviamente ci aumenta sia l'angolo di attacco che l'angolo di uscita. Che già sono molto buoni. Comunque. Che già sono molto buoni, li aumenta ancora di più. Questo. Possiamo sia utilizzare la schermata 4x4 Information, che ci dà una serie di informazioni visive sulle articolazioni, sulle sospensioni, la posizione delle ruote. Questa vettura in particolare ha un differenziale elettronico posteriore già che è bloccato, ma è un optional. Il centrale è di serie, in questo momento è aperto, ma possiamo utilizzare delle telecamere per un utilizzo in fuoristrada. La telecamera in fuoristrada ci replica la posizione della trasmissione, dell'articolazione, delle sospensioni, ma in più le telecamere poste sotto gli specchietti ci inquadrano le ruote, quindi ci permettono di vedere l'ostacolo nei pressi della ruota. La centrale ci fa vedere un ostacolo che ci passa sotto, diciamo, quindi possiamo centrare perfettamente una pietra senza fare grossi danni.
Siamo pronti ad andare, rimettiamo in drive e la facciamo con la prima marcia ridotta, quindi col cambio sequenziale lo spostiamo a sinistra e abbiamo la prima marcia ridotta inserita. Allora Max, abbiamo fatto questa breve ma significativa prova, almeno insomma, contatto. Sì, una presa di contatto. Ma le impressioni sono assolutamente positive, come sono positive per tutta sostanzialmente la gamma attuale di Land Rover. Sì. Tanta trazione, sicuramente. L'elettronica farà il suo lavoro, ma egregiamente, e l'evoluzione rispetto al 3 al 4 si vede. Abbiamo visto una facilità estrema, niente strappi, niente strattoni, estremamente precisa, estremamente delicata. Esattamente questa, rispetto alle versioni precedenti, è ancora più fluida. Lavorare l'elettronica non ha riprese come a volte capita invece con scatto il treno. Qui basta un filo di gas e si sale per lo meno in aderenza, dove c'è stato per sentite, esatto. E perlomeno dove c'è aderenza, poi vedremo nel fango come escursione sicuramente ce n'è, diciamo che siamo ai livelli massimi forse per un fuoristrada a sospensione indipendente. Non hai quindi le pere del differenziale? No, certo, chiaro. Il vantaggio la alzi tutta, ormai il fuoristrada sta andando verso questo, sì. Quindi è la tendenza ovale. La macchina si muove molto bene, il cassetto mi sembra non è particolarmente rigido, mi è sembrato. Questo test drive è abbastanza confortevole, forse addirittura rigido i sedili, ma forse perché è nuova. Capire su strada come in termini di stabilità e guidabilità. E però non spazio. Esatto. La cosa impressionante è che a fronte di un passo molto lungo, gli sbalzi sono incredibilmente ridotti e ti consentono, nonostante un muso importante, ti consentono veramente di mettere le ruote senza minimamente toccare la carrozzeria in passaggi veramente impegnativi. Quindi questo primo approccio è stato molto divertente e molto significativo. Adesso cercheremo di provarne una come si deve nel fuoristrada, ancora più impegnativo. Perfetto, grazie a presto, figurati, a presto. Grazie a voi, ciao.